Nel derby del Fadini fa festa il notaresco che si aggiudica con il più classico dei risultati la sfida con i giallorossi, facendo valere la maggiore caratura tecnica al cospetto di un Giulianova generoso ma inconcludente che continua a vedere stregato il proprio campo. Padroni di casa con il 3-5-2 e con l'esordio di Massetti e Tedone, gli ospiti rispondono con il 4-3-3. In panchina l'ultimo arrivato Olcese. Al quarto minuto Banegas su punizione per il notaresco dai 25 metri sfiora il palo della porta di Calzetta. Canovaccio del match che sembra delineato con gli ospiti a fare la gara. Al sedicesimo l'ex Rimini Massetti dal limite mette il pallone sopra la traversa. Al diciannovesimo gli ospiti però passano in vantaggio. C'è un cross dalla destra di Frulla, la palla finisce con una strana traiettoria sul palo e su Calzetta, terminando poi in rete per l'1-0 rosso-blu. Sfortunato il tocco dell'estremo di casa che si rammarica. Gara in salita per i giallorossi che al 22esimo subiscono il raddoppio con Banegas che sul rinvio lungo di Sciba mette in rete a porta vuota da due passi dopo un primo tentativo di Dos Santos, regalando così alla sua squadra il 2-0 che permette alla formazione di Epifani di mettere il match in discesa. Punizione severa per un Giulianova spuntato, il notaresco invece in giornata e al 35esimo è Calzetta a dire no a Palumbo, evitando così la terza rete ospite. Al 44esimo però i locali hanno l'occasione per aprire la gara con il colpo di testa di Padovani e la bella respinta di Sciba. Le emozioni non sono però finite perché al 47esimo Dos Santos in area giuliese controlla e si gira, mancando di pochissimo il bersaglio grosso. Nella prima parte di ripresa ospiti in controllo della gara fino al 20esimo quando Dos Santos, servito da Bianciardi, si presenta dalle parti di Calzetta che riesce a salvare. Al 26esimo nel notaresco esordio di Olcese che entra in campo al posto di Dos Santos, poi tanto gioco e la solita girandola di sostituzioni che non cambiano la sostanza del match, che si chiude con la meritata vittoria del notaresco che resta così attaccato al treno promozione. Per la squadra di Bitetto ancora un KO casalingo in un torneo che resta tutto in salita in attesa di qualche altro rinforzo dal mercato ed il recupero di qualche giocatore fuori per infortunio. Vabbè, dopo la partita poi si evince sempre, come in questa, l'avversario che magari più squadra, insomma, anche come individualità. E noi dobbiamo fare sì le nostre partite generose. Devo dire che anche all'inizio, prima di subire quella rete da parte del notaio, la prima, credo, adesso non vorrei entrare nella testa di chi ha calciato, un po' fortuita, fino ad allora comunque avevamo creato delle possibilità, delle buone possibilità, anche se avessimo fatto delle cose un po' più semplici. Invece sapevo anch'io quando sono arrivato che la cosa non è semplice, il momento è difficile, è una situazione dalla quale dobbiamo piano piano venirne fuori. Continuiamo purtroppo a perdere in casa, per me è solo la seconda, per cui io sono fresco, nel senso che non ci sto nella maniera più assoluta e cercherò magari di risvegliare anche tutti quei giocatori che ci sono stati prima e che hanno, ahi noi, subito queste sconfitte. Sì, ma io non la sottovalutavo, l'abbiamo preparata perché sapevo che loro, specialmente in casa, che in questo campo lo conosco molto bene perché ci ho giocato, e solo la forza di questo campo, solo la loro determinazione a tirarsi fuori da questo momento e da questa classifica, quindi era una partita difficile. E i ragazzi sono stati bravi nonostante il campo, perché non era facile giocare su questo campo, siamo stati bravi a sbloccarlo, a raddoppiare, poi l'abbiamo portata a termine con grande maturità. Successo importante anche perché le battistrada hanno fatto risultato pieno, hanno vinto Campobasso e Castelnuovo, era fondamentale per voi portare a casa i tre punti per restare attaccati al treno promozione? Ma guarda, in questo momento il treno promozione ci interessa poco, ci interessa fare più punti possibili da qui alla fine del girone d'andata, perché credo che il campionato è ancora lunghissimo. Ma è lunghissimo perché dobbiamo ancora recuperare due partite noi, quindi può succedere di tutto. E adesso non guardo la classifica, l'ho detto anche mercoledì, in questo momento bisogna fare più punti possibili, bisogna trovare più continuità possibile e poi al girone di ritorno vediamo a che punto siamo e vediamo la classifica. Presidente Bartolini, alcuni assenti, alcuni giocatori non al meglio della condizione, poi la forza del notaresco, oggi probabilmente non si poteva fare di più, però il Fadini resta stregato per il Giulianova. Sì, no, quest'anno stanno accadendo delle situazioni
purtroppo incredibili. Rimettiamo a posto una cosa, se ne rompe un'altra. Sono due mesi che abbiamo a che fare con infortuni continui di calciatori. Stiamo cercando, insomma, di rimettere a posto una rosa competitiva. Purtroppo nel mercato di riparazione tutto non si può fare subito, perché non dipende solo da noi, ma posso assicurare la tifoseria che stiamo cercando di, insomma, riallestire una squadra di buon livello che se la giochi contro qualsiasi tipo di avversario. Stiamo aspettando delle risposte nelle prossime ore per, insomma, qualche calciatore importante. È vero che quello che sta succedendo ci dispiace enormemente, per primi a noi, per primo a me, che ho costruito questa società 5 anni fa, ho fatto tanti sacrifici per portarla a questo livello e sicuramente ne farò altrettanti per far ritenere la categoria. Questo è poco, ma è sicuro. Purtroppo quest'anno è andato male quello che pensavamo dovesse funzionare alla perfezione. Quando vengono a mancare i pilastri della squadra, poi nel mercato di riparazione tutto diventa più complicato e è difficile da rimettere a posto, però sono sicuro che alla lunga ne verremo fuori. Questa vittoria serve a restare attaccati al treno promozione, ci saranno i recuperi, è importante far punti anche e soprattutto con le squadre di medio-bassa classifica. Assolutamente, sono d'accordo col mister, è quello che ci diciamo ogni giorno noi dobbiamo pensare a noi stessi, a far bene. Era una vittoria importante questa da fare, l'abbiamo fatta, pensiamo al nostro cammino, pensiamo a far bene noi e poi vedremo dove arriveremo. Mi arriva speranza, un'altra stagione con la S maiuscola? Ma no, io sono venuto in questa società, come dicevo all'inizio, una grande società seria che fa calcio da tanti anni. E cerco di dare il mio apporto a tutti i ragazzi, soprattutto i giovani, a portare la mia esperienza, metterla in pratica sul campo e dare tanti consigli e speriamo di continuare a far bene. Tanto come sempre vale solo la squadra, tutto è finire la squadra.